Buonasera a tutti. Ho ritenuto di fare questo video perché in queste ore, in questa ultima giornata di lavoro, sono state dette tutta una serie di inesattezze, permettetemi di dire anche delle baggianate, da parte non tanto dei cittadini che, considerato lo stato di bisogno, sono gli unici legittimati a poter dire quello che vogliono, ma da parte di rappresentanti istituzionali che non conoscendo neanche le procedure si permettono di dire non verità, per non dire bugie e anche cattiverie, perché poi diventa odio sociale, sfocia in un risentimento e si innescono meccanismi a catena per cui la gente perde ancora di più fiducia nelle istituzioni. Ovviamente stiamo parlando di cassa integrazione in deroga, come sapete io sono il dirigente del Centro per l'Impiego di Messina e i centri per l'impiego sono chiamati a fare l'istruttoria perché l'erogazione delle somme viene fatta dall'INPS. I centri per l'impiego, dicevo, sono chiamati a fare l'istruttoria delle casse, della richiesta delle ditte che fanno per la cassa integrazione in deroga. Come sapete sono varie le forme che vengono in questo periodo erogate di assistenza alle ditte, alle persone che riguardano la cassa integrazione ordinaria, straordinaria, i fondi di solidarietà, i bonus. Noi ci occupiamo di cassa integrazione in deroga. Ecco, io ho sentito veramente delle cose che dispiacciono perché, torno a ripetere, vengono dette con livore, senza avere la possibilità di un contraddittorio e quindi di rappresentare come realmente sono andati i fatti. E allora andiamo ai fatti e andiamo ai numeri, perché sono poi quelli che parlano. L'ufficio, il nostro ufficio, il Centro dell'Impiego di Messina, ha avuto assegnate, la prima assegnazione di pratiche è stata il 20 aprile, quindi una decina di giorni fa. Abbiamo avuto assegnate 243 pratiche. Dopo qualche giorno, tutte queste pratiche erano state già tutte fatte. La seconda assegnazione è avvenuta infatti il 24 aprile con 487 pratiche, tutte espletate. La terza assegnazione del 27 aprile è stata fatta, sì, il 27 aprile di 937 pratiche e la quarta assegnazione di qualche giorno fa, del 1 maggio, di altre 928 pratiche. Quindi complessivamente l'ufficio ha avuto ad oggi assegnate 2.595 pratiche, tutte espletate e tutte dove sono state fatte le istruttorie, sono stati fatti anche l'iter, che è un iter abbastanza complesso perché non soltanto bisogna controllare, verificare quello che è stato scritto nella domanda, ma poi devi implementarlo nel modello, nella piattaforma che è stata appositamente costruita, la piattaforma Si Lavora, Cassa Integrazione in Deroga, Covid, che riguarda proprio questa specifica misura. Ma poi la cosa più delicata, più importante, è quella di fare in modo che le nostre informazioni potessero combaciare con quelle, diciamo, con la piattaforma esistente dell'INPS, perché è come se sono due ingranaggi che se non perfettamente ingranati rischiano appunto di non dare i risultati sperati. Ecco, diciamo, questi sono i numeri e le difficoltà dove sono state? Sono state proprio nel fatto che nel momento in cui è arrivata questa mole di notizie, di informazioni, di decreti e di file all'INPS, e sono alcuni di questi ritornati indietro perché? Perché c'erano alcuni diciamo, difetti, alcune procedure nelle domande, ma anche banalità come il CAP, il codice d'avvento postale che era stato inserito dalla ditta in maniera generica e che quindi l'INPS non l'accettava, o le 9 settimane, che basta che c'erano 9 settimane, un giorno l'INPS lo ritornava indietro, o la matricola INPS con uno zero in più, cioè tutte cose che, anche se noi nel fare l'istruttore le avevamo comunque esitate favorevolmente, l'INPS ha ritenuto di rigettarle per poter invece provvedere a queste modifiche, che in un primo tempo queste modifiche non si potevano fare perché bisognava casomai ripresentare tutte le domande e che capite bene quanto fosse sicuramente dispendioso in termini, diciamo, proprio di utilità
nel portare avanti, diciamo, questa procedura. E quindi la piattaforma si è in progress, la nostra piattaforma, quella lì del SILAB specifico per la cassa integrazione in deroga, si è di volta in volta in progress, dicevo, modificata, adattata, migliorata per cercare di far combaciare le informazioni nostre con quelle dell'INPS. Quindi questo rallentamento è stato dovuto a un fatto, diciamo, di due piattaforme che non dovevano, non potevano e non riuscivano a dialogare. Ma giammai che si dica che i lavoratori, i dipendenti, quelli che hanno lavorato giorno e notte senza vedere né sabato né domenica, né 25 aprile né 1 maggio, hanno bloccato volutamente perché è stato detto una cosa gravissima, perché volevano delle somme, 10 euro a pratica. Ma come si fa a dire queste cattiverie? Come si fanno a dire queste cose, queste bugie? Chi le dice si dovrebbe vergognare, perché non possono essere, diciamo, non si può spargere veleno e cattiveria nei confronti di coloro i quali hanno dato il sangue e l'anima ben sapendo della grossa difficoltà che famiglie e lavoratori vivono. Oggi dobbiamo andare a scusarci e dobbiamo andare noi dirigenti a dire scusate perché chi ha parlato probabilmente ha parlato senza sapere quello che diceva, perché c'è evidentemente uno stato di sconforto, cioè il lavoro fatto non viene apprezzato. E tutto questo perché è accaduto? Perché qualcuno ha portato avanti, ha detto in una riunione sindacale che considerato che c'erano delle somme, perché questa è la verità, delle somme già assegnate che in passato venivano date ai dipendenti in maniera così a pioggia, ma già somme date, già somme previste al dipartimento. Ecco, invece qualche sindacato ha detto di darle, come è stato in passato, a pioggia, diamole secondo una performance, secondo una meritocrazia che in questo caso specifico, nell'istruttoria di queste pratiche di cassa integrazione in deroga, ha visto personale dell'ufficio che lavora da casa, non dimentichiamoci, lavora con attrezzature informatiche, con computer, programmi, stampanti, scanner e quant'altro da casa. Ecco, diamo a quelle persone quella gratificazione di quelle somme già previste e che non sono delle somme aggiuntive, non sono delle somme, voglio dire, che devono essere date perché comunque vengono tolte a qualcuno e vengono quindi distribuite, perché se non vengono date quelle somme le pratiche si bloccano. Ecco, è grave. Guardate, è grave veramente che si sparga questo veleno nei confronti di dipendenti che stanno dando l'anima per cercare di poter completare queste procedure. Procedure che farraginose in alcuni tratti, ma non l'abbiamo certamente inventata e voluta noi. Basta pensare che presuppone la parte finale l'emissione di un decreto che devo firmare io, un decreto che va repertoriato e va pubblicato. Quindi è un iter sicuramente complesso, ma dove il personale ha dimostrato e continua a dimostrare quell'attaccamento al lavoro, quel senso di appartenenza che ci ha contraddistinto in passato e ci continuerà a contraddistinguere anche in futuro. Grazie e buona serata.